Buongiorno cari amici che seguite la pagina Masca Lucia Doc. Siamo in diretta live. Oggi sì, è presto, sono manco le 8:30. Ma ci troviamo in un posto conosciuto, ma che non vi sveliamo subito, anche se lo capirete a breve. Continuiamo. Vieni Giuseppe, che vi ringrazio perché mi sta assistendo. Salutiamo anche a Max, ci hanno detto che si chiama Max, questo bellissimo pastore tedesco che si è nascosto. Max è un po' timido. Dove potremmo essere? Scopriamolo insieme. Siamo forse in un residence. Vedete, una bella piscina. Questo ci hanno detto sempre, perché ci siamo preparati prima, che questa è la zona, come dire, relax per chi si troverà in questa struttura dentro. Ma vi svegliamo qualche cosa, vi diamo un piccolo indizio. Vedete questa ruota? Giuseppe diceva che era una ruota, poi gli ho dovuto spiegare che era invece una macina. Ma una macina per che cosa? Giuseppe ancora non l'ha capito. E allora pensava per il grano. Io ho detto no, non può essere che è per il grano, Giuseppe. Allora ci avviciniamo sempre di più. Ci avviciniamo sempre di più. Il rumore di sottofondo voi ancora non lo sentite. Ma vi diamo un altro indizio. Vi diamo un altro indizio. Queste enormi casse, che cosa potrebbero mai contenere? Ve lo facciamo vedere meglio. Avviciniamoci sempre di più. Vedete quante sono numerose queste casse? Bene, adesso è molto chiaro. Queste sono delle olive. Tantissime olive. Ci troviamo infatti al frantoio Scalia. Masca Lucia, ovviamente. E saremo accompagnati dalla persona che ci ha dato queste informazioni relativamente a Max e alla zona relax, ovvero il signor Carmelo Scaria, che comunque in questo momento è impegnato con i suoi clienti, perché qui la giornata di lavoro inizia molto presto. Non è vero, signor Scaria? Buongiorno. Ecco, Non come finisce ben mai. dice la signora, non finisce perché noi facciamo H24, quindi Addirittura. praticamente non spegniamo mai, non andiamo mai a letto, siamo sempre presenti sul campo di battaglia. Questa è una garanzia. Questa è una cosa Cioè, un spettacolare. È po' anche di. stancante, ma comunque Esatto. però è una garanzia per il consumatore. Allora, signor Scalia, ci accompagna Prego, dentro per prego, vedere questa bellissima realtà H24. accomodi. Meglio di un H24. bar, possiamo dire. Praticamente sì, ma abbiamo il bar autonomo qua, la Appunto. macchinetta, buongiorno. Signor Scalia, Sì, quando è nata questa realtà? questa è nata da mio padre, Antonino Scalia, 1952. 1952, Masca Lucia è un'altra cosa, possiamo dire, Un rispetto a. paesino di 1500 abitanti, quindi Infatti. Ci qua sono un siamo sacco di andati casse, all'inverno. ma chi le porta queste tutte Allora, queste casse questi di sono olive? produttori che vengono un po' da tutta la Sicilia, molto lavoriamo sulla zona dell'Etna. Però oggi c'è una peculiarità, ci Sì. sono olive di Masca Lucia, Addirittura. dell'azienda agricola Costantino, del mio amico Costantino. Adesso poi ve li faccio Saranno qui vedere. comunque in me. Quindi perché olivette a Masca Lucia ce ne sono molto pochi, quindi Enzo Costantino sta investendo, quindi abbiamo anche l'olio di Masca Lucia autoctono. Questo è bellissimo per noi. Sì, Ma da diciamo. dove vengono queste olive? Allora, Abbiamo detto queste quindi. vengono un po' da tutta la Sicilia, da noi arrivano olive prevalentemente Etna, però arrivano anche Sicilia lontana. Oggi abbiamo fatto Piazza Merina, Caltagirone, quindi siamo un po' un punto di raccolta di questa produzione. Noi produciamo, lavoriamo, adesso vi faccio vedere come funziona l'impianto e poi da questa modesta aziendina esportiamo in 14 nazioni, Stati Addirittura. Uniti, Giappone, Canada, Dubai, Cina, ieri abbiamo fatto per la Cina e in Europa, quindi in 14 nazioni. Capite bene che questo per noi è un pregio, voglio dire, esportiamo in 14 nazioni, qui da Masca Lucia, frantoio Scalia. Allora, signor Allora, Scalia, come inizia la le olive produzione? arrivano, faccio vedere Sì, questa all'inizio, proprio dalla base, vengono portate cosa. Allora, quindi. prima peculiarità, le olive debbono essere, perché lavoriamo H24? Non perché siamo dei stacanovisti, ma perché il prodotto deve essere lavorato in giornata. Cioè l'olio, le olive, per una migliore qualità, debbono avere la possibilità di essere nella stessa giornata raccolta e trasformata. Questo fa sì che la qualità viene indubbiamente migliore. Allora, le olive Mi arrivano su questi sposto. cassoni. Sì. Aspetta, valore. Allora, le olive arrivano in questi cassoni. Sì.
il nostro ottimo Salvatore. Gira, fai girare, fai vedere. Però. Questa è una. Allora, la prima fase, le olive vanno in questa prima vasca di preparazione. Quindi questo è il primo accumulo. Vai, vai, se vuoi, fai vedere la cascata. Via, via. È tutto automatizzato. Allora, adesso fa attivare la macchina. Quando ci vuole, prova a partire. Per partire quando ci vuole. Dunque, allora, sta partendo, perché mascherucina d'occhio se ne è anche questa. A questo punto cosa succede? Allora, la prima fase, le olive devono essere pulite in maniera seria. Certo. Quindi questa macchina che adesso faremo partire sempre per mascherucina d'occhio. Ringrazio. Prima vengono tolte foglie e rami, quindi tutte le parti superflue dell'oliva vengono tolte da quella prima macchina. Adesso stiamo vedendo se vedremo quando passeranno le olive. Successivamente vengono lavate questa acqua corrente e poi questa prima fase le olive già sono la trasformazione, adesso arriveranno, stanno arrivando. Ecco qua le prime olive. Ecco, questo è un lavaggio fatto alla perfezione. Questo è l'impianto completamente automatizzato, importante. È un impianto di stazione a freddo, temperature controllate, siamo certificati biologico, siamo certificati HACCP, siamo certificati IGP Sicilia. Insomma, uno dei migliori possiamo dire, a livello di garanzie, lo possiamo dire. Noi cerchiamo di dare una certa garanzia ai nostri consumatori. Poi vi farò vedere anche la sala dei premi. Queste sono le olive perfettamente. Allora, queste sono olive perfettamente lavate, quindi poi c'è la fase dello sgocciolamento, l'acqua che resta sulle olive va giù e va nei nostri scarichi. Successivamente le olive salgono su questa canaletta e in quella macchina vengono schiacciate, quindi là avviene lo schiacciamento delle olive. Allora, quella è la macchina fondamentale in tutta la linea, perché è un'ala macchina che gira a basso regime, quindi significa che lo schiacciamento è soft, quindi si evita il riscaldamento della parte, tutto alla fine di avere un processo di estrazione a freddo. Successivamente vengono schiacciati e con questo braccio si dividono in queste vasche. Adesso faccio. Qui è il buon Enrico, è di Mascalucia. Ah, Enrico, saluto a Mascalucia. Saluto. Allora, lui lavora con noi da più di 20 anni, come dei fedeli. Allora, le olive che abbiamo visto stanno entrando in questa prima vasca. Adesso la faccio vedere. Faccio vedere cosa accade. Allora, questa è in diretta, cioè le olive ancora stanno arrivando, cioè un po' di tempo. Ricordiamo che sono le olive che abbiamo, come dire, abbiamo visto adesso, quindi un minuto fa è un'olive, adesso è pasta di olive. Ecco, come si stanno arrivando? Già si comincia a vedere sotto. Sì, allora, sì. Questo è un impianto moderno con alta tecnologia, perché questa macchina si utilizza per la riduzione dell'ossidazione, perché sono a vasi chiusi, per evitare che il prodotto... Allora, il nemico principale dell'olio è luce e ossigeno, quindi qua dentro c'è una riduzione di presenza di ossigeno in modo che l'ossidazione sia più bassa possibile, cioè significa qualità più duratura nel tempo. Allora, in questo momento questa, la macchina che stiamo tirando è questa, dove c'è la luce verde, dove sta uscendo l'olio, che adesso andiamo a seguire. Sì, questa è la fase preparatoria, quindi qua sono le olive che stiamo preparando e poi passeranno, e poi passeranno fase, dopo circa 30 minuti di lavorazione, la pasta di olive è pronta per essere separata. Adesso vi faccio vedere. Poi da qui dove si... Allora, da qui passa tramite queste condotte
e va a finire in questa macchina. Questa è un po' la rivoluzione industriale del settore, perché questa divide i solidi dai liquidi. Quindi praticamente la parte più la solida sono polpa e nocciola, che poi vi faccio vedere dove va a fine, e poi acqua e olio, vi faccio vedere dove va a fine. Allora, quelle olive che abbiamo visto, già stiamo tirando fuori l'olio. Questa è una prima lavorazione, perché l'olio ancora non è perfetto, deve essere nuovamente separato su un'altra macchina che adesso andiamo a vedere. Quindi questa è una fase preparatoria molto importante. Ma già troviamo liquido, quindi. Certo, già è liquido, perché questa macchina divide liquido dai solidi. Quando siete pronti vi faccio vedere proprio l'olio. Sì, andiamo allora a spostarci. Ricordate che ci troviamo a Lucia, dove stiamo vedendo l'olio. Grazie al signor Allora, abbiamo visto l'olio nella fase preparatoria. Queste macchine servono a pulire perfettamente il prodotto. Quello è l'olio verde dell'Etero. Bellissimo! Questi sono dei produttori, questo è l'olio già perfettamente pronto. Sembra una sorgente quasi. Profumato. Io non c'ero, va bene, vedete in